A seguito della modifica del Padre Nostro, voluta ed approvata da Papa Bergoglio, di seguito ho ritenuto opportuno riportare una serie di autorevoli commenti alla modifica che consiste nel sostituire la frase "non ci indurre in tentazione" con "non abbandonarci alla tentazione". Infatti mi sono avvalso del commento autorevole di Papa Benedetto XVI e nella seconda parte di quella di Don Meiatini, monaco benedettino dell'Abbazia della Madonna della Scala a Nuci. Iniziamo a riportare molto sinteticamente le motivazioni di Bergoglio, espresse anche in un programma televisivo di TV 2000, che lo hanno portato a sostenere e poi ad approvare la modifica. Così dice Papa Bergoglio: "Così com'è non va, occorre una nuova traduzione, più aderente alla lettera e allo spirito dell'insegnamento di Gesù. Recitando il Padre Nostro, gli italiani oggi dicono non ci indurre in tentazione. Questa però, osserva Papa Francesco, non è una buona traduzione. Anche i francesi hanno cambiato il testo con una traduzione che dice non lasciarmi cadere nella tentazione. Sono io a cadere, non è lui che mi butta nella tentazione per poi vedere come sono caduto. Un padre non fa questo, un padre aiuta ad alzarsi subito". Questa succinta esposizione è comunque rappresentativa dell'idea di Bergoglio al riguardo. Vediamo ora le motivazioni in contrario. Andiamo ad analizzare il testo scritturistico originale greco a riguardo del verbo incontestazione, che è indurre e che si vuole sostituire con abbandonare. Ci troviamo di fronte a due verbi totalmente diversi nel loro significato. Il primo è un verbo dinamico, mentre il secondo è un verbo statico, quindi diversi sono anche nella loro essenza di movimento. Il verbo greco è eisphero, che appunto significa portare in, addurre, condurre, introdurre, tra l'altro traduzioni rilevate dal vocabolario di greco GI, utilizzato dalla Facoltà Teologica di Milano. Esso deriva dal verbo phero, che significa portare, trasportare, spingere, oppure può significare sopportare, nel senso per esempio di portare barra sopportare il peso di una sventura. Ha poi altre sfumature sulle quali non ci dilunghiamo, ma che non hanno assolutamente nulla a che fare con il verbo abbandonare. Nel testo originale greco, appunto, troviamo il verbo eisphero, che non è altro che il verbo phero con l'aggiunta della preposizione eis, che indica moto al luogo, in, verso, dentro. Ecco formato il verbo che non può essere tradotto che con portare in, portare dentro, indurre, introdurre. Come si potrà notare, pur nelle varie sfumature, il verbo indurre calza bene con le varie citazioni appena fatte. Risulta assolutamente improprio dare al verbo greco la traduzione di abbandonare. Come già detto, nel vocabolario non c'è il benché minimo riferimento o un seppur lontano accenno alla possibilità di tradurre con abbandonare. Questo primo chiarimento è doveroso per comprendere sin d'ora che ci troviamo di fronte ad una incomprensibile e ingiustificata forzatura con questa nuova traduzione. Ciò che va fatto non è falsare una traduzione, ma restare fedele alla traduzione e spiegare il senso del verbo e quindi della frase nel suo complesso. Ora entriamo nel merito facendo delle considerazioni di carattere biblico e teologico, al fine di spiegare il senso della traduzione fedele al testo originale. È vero che Dio non tenta il male, nel senso che non propone qualcosa affinché l'uomo si perda. Questo ce lo ricorda l'Apostolo Giacomo. Nessuno, quando è tentato, dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. Questo lo fa il diavolo, è il diavolo che vuole che l'uomo si perda.
Dio vuole assolutamente salvarci, è morto in croce proprio per questo. È pur vero che Gesù, unicamente in quanto uomo, è stato portato dallo Spirito Santo per essere tentato dal diavolo. Ovviamente come Dio non può essere tentato. Quindi dobbiamo prendere atto del fatto che lo Spirito Santo, che è Dio, ha portato l'uomo Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo. Possiamo quindi dire che Dio può portare, può introdurre l'uomo nella tentazione. E lo fa. Ma possiamo dire che lo Spirito Santo lo ha fatto con l'intento di far sì che Gesù soccomba e si perda? Impossibile ed assurdo. Giacomo stesso ce l'ha detto. Ma allora perché Dio ha portato Gesù nella tentazione? Proprio come ci dice la traduzione che noi sosteniamo. La domanda è duplice: in che modo lo fa? E perché lo fa? Rispondiamo alla prima domanda, in che modo? Il libro di Giobbe ci viene in aiuto. Il diavolo lo vuole tentare per mostrare a Dio che Giobbe, di fronte alla prova, rinnegherà Dio. Troppo facile adorare Dio quando tutto va bene. Ebbene, Dio permette al diavolo di tentare Giobbe, ma Dio dà al diavolo dei limiti imprevaricabili, dei paletti che non può oltrepassare. Ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui, così dice Dio al Satana. Mette dei paletti, seppur estremi, perché permette al diavolo solo quello che Giobbe può sopportare. Giobbe, dopo la terribile prova, è cambiato. La sua fede è matura, è diventata più rocciosa. Infatti, Giobbe, dopo questa prova travagliata, arriverà a dire: io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere. Possiamo dire che Giobbe, dopo la tentazione alla quale Dio lo ha introdotto, Giobbe è diventato un uomo più forte, consapevole e tenace nella fede. Ciò che Dio ha fatto con Giobbe, in proporzioni diverse, è esattamente ciò che fa con noi. Ci porta, ci introduce nella prova per essere provati. Ricordo che la tentazione è una prova, ma lo fa con ciascuno di noi con una misura differente in base a quanto noi possiamo sopportare, in base ai talenti che ci ha dato. Abbiamo conferma certa attraverso le parole di San Paolo. Nessuna tentazione superiore alle forze umane vi ha sorpresi. Dio infatti è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma insieme con la tentazione vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere. Dio ci darà la tentazione, lo dice San Paolo, ma insieme alla tentazione ci darà anche il modo per poterla sostenere ed uscirne. Ecco i paletti che Dio pone al tentatore per ciascuno di noi. Dio permette una prova, ci conduce in una prova misurata sulle nostre capacità. Dio dà i paletti adatti a ciascuno di noi. A titolo di esempio e modello, possiamo dire che Dio ha permesso al diavolo di tentare Padre Pio con prove che pochissime persone sulla terra potrebbero sopportare, ma erano commisurate a quanto lui e solo lui poteva sopportare. Non darà certo a noi prove del genere, soccomberemmo. Rispondiamo ora alla seconda domanda. Perché ci porta in tentazione? Perché lo fa? Lo abbiamo già intuito. Lo fa per aumentare, per irrobustire la nostra fede di credenti. Lo fa per purificarci. Ce lo dice anche San Pietro.
affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro destinato a perire e tuttavia purificato col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Come l'oro viene purificato col fuoco, così la nostra anima viene purificata con le prove che Dio ci manda, perché l'oro si prova con il fuoco e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore, nelle malattie e nella povertà confida in Lui. Dal libro del Siracide. Superata la prova, avremo più fede in Dio, crederemo in Lui più di quanto non credevamo prima. Lo abbiamo visto con Giobbe. Sono anche convinto che Dio utilizza questo sapiente metodo anche nei confronti di chi non crede, affinché attraverso la prova possa finalmente approdare alla fede per iniziare un cammino incontro a Dio. Questo di Dio è un lavoro enormemente, infinitamente sapiente ed instancabile. Il Cardinal Martini diceva: «La questione vera è che Dio certamente permette la tentazione e non in via straordinaria o marginale, ma come esperienza costante. Perché? La risposta è semplice, perché proprio attraverso la tentazione e il conseguente combattimento interiore cresciamo nella fede. Se non fossimo esposti alla tentazione, se tutto andasse liscio e tranquillo, se fossimo come teleguidati verso il bene, la libertà non sarebbe messa alla prova. Non dobbiamo mai dimenticare, invece, che la vita del cristiano è una battaglia continua, perché continuamente si tratta di scegliere tra il bene e il male. Cambiare la traduzione significa spazzare via in un sol colpo molto della sapienza infinita di un Dio che si china sull'uomo e sulle sue debolezze per rafforzarlo, rendendolo al contrario un Dio spettatore della casualità, delle vicissitudini dell'uomo e persino spettatore della cattiveria del diavolo, limitando Dio ad intervenire dietro nostra invocazione quando le cose si mettono male. Quale danno con questa traduzione? Riportiamo ora il bellissimo e sapientissimo commento di Papa Benedetto XVI. Non poteva essere più opportuna la scoperta di questo commento di Papa Benedetto XVI proprio a proposito di questa frase del Padre Nostro. Vediamola insieme. Così dice e scrive Papa Benedetto XVI. Le parole di questa domanda sono di scandalo per molti. Dio non ci induce certo in tentazione. Di fatto San Giacomo afferma: nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Benedetto XVI parte sapientemente dal brano che abbiamo citato precedentemente. Prosegue poi Papa Benedetto. Ci aiuta a fare un passo avanti il ricordarci della parola del Vangelo. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. La tentazione viene dal diavolo, ma nel compito messianico di Gesù rientra il superare le grandi tentazioni che hanno allontanato e continuano ad allontanare gli uomini da Dio. Egli deve, come abbiamo visto, sperimentare su di sé queste tentazioni fino alla morte sulla croce e aprirci in questo modo la via della salvezza. Così, non solo dopo la morte, ma in essa e durante tutta la sua vita, deve in certo qual modo discendere negli inferi, nel luogo delle nostre tentazioni e sconfitte, per prenderci per mano e portarci verso l'alto. La lettera agli Ebrei ha sottolineato in modo tutto particolare questo aspetto, mettendolo in risalto come parte essenziale del cammino di Gesù.
Infatti, proprio per essere stato messo alla prova ed avere sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa a somiglianza di noi, escluso il peccato. Prosegue Benedetto XVI. Uno sguardo al libro di Giobbe, in cui sotto tanti aspetti si delinea già il mistero di Cristo, può fornirci ulteriori chiarimenti. Satana schernisce l'uomo per schernire in questo modo Dio, la sua creatura che egli ha formato a sua immagine, è una creatura miserevole. Quanto in essa sembra bene è invece solo facciata. In realtà l'uomo, a ogni uomo, interessa sempre solo il proprio benessere. Questa è la diagnosi di Satana, che l'Apocalisse definisce l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. La diffamazione dell'uomo e della creazione è in ultima istanza diffamazione di Dio, giustificazione del suo rifiuto. Satana, prosegue Benedetto XVI, vuole dimostrare la sua tesi con Giobbe, il giusto. Se solo gli venisse tolto tutto, allora egli lascerebbe presto perdere anche la sua religiosità. Così Dio concede a Satana la libertà di mettere alla prova Giobbe, anche se entro limiti ben definiti. Dio non lascia cadere l'uomo, ma permette che venga messo alla prova. Qui traspare già in modo sommesso e non ancora esplicito il mistero della vicarietà, che prende una forma grandiosa in Isaia 53. Le sofferenze di Giobbe servono alla giustificazione dell'uomo. Mediante la sua fede provata nella sofferenza, egli ristabilisce l'onore dell'uomo. Così le sofferenze di Giobbe sono anticipatamente sofferenze in comunione con Cristo, che ristabilisce l'onore di noi tutti al cospetto di Dio e ci indica la via per non perdere, neppure nell'oscurità più profonda, la fede in Dio. Il Papa accenna al bellissimo e commovente brano di Isaia 53, del quale ora riporto solo un accenno. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato dei nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Prosegue ancora Papa Benedetto. Il libro di Giobbe può anche esserci d'aiuto nel discernimento tra prova e tentazione, per maturare, per trovare davvero sempre più la strada che da una religiosità di facciata conduce a una profonda unione con la volontà di Dio, l'uomo ha bisogno della prova. Come il succo dell'uva deve fermentare per divenire vino di qualità, così l'uomo ha bisogno di purificazioni, di trasformazioni, che per lui sono pericolose, che possono provocarne la caduta, che però costituiscono le vie indispensabili per giungere a se stessi e a Dio. L'amore è sempre un processo di purificazioni, di rinunce, di trasformazioni dolorose di noi stessi e così una via di maturazione.
Se Francesco Saverio poté pregare Dio dicendo «Ti amo», non perché puoi donarmi il paradiso o l'inferno, ma semplicemente perché sei quello che sei, mio Re e mio Dio, era stato certamente necessario un lungo percorso di purificazioni interiori per giungere a quest'ultima libertà, un percorso di maturazioni in cui era in agguato la tentazione, il pericolo della caduta, e tuttavia un percorso necessario. Bellissime parole. La sofferenza ci è necessaria, è come un medicinale per la guarigione della nostra persona. Prosegue ancora Papa Benedetto XVI. Così possiamo ora interpretare la sesta domanda del Padre nostro già in maniera un po' più concreta. In essa diciamo a Dio: so che ho bisogno di prove affinché la mia natura si purifichi. Se tu decidi di sottopormi a queste prove, se come nel caso di Giobbe dai un po' di mano libera al maligno, allora pensa per favore alla misura limitata delle mie forze. Non credermi troppo capace, non tracciare troppi ampi confini entro i quali posso essere tentato, e siimi vicino con la tua mano protettrice quando la prova diventa troppo ardua per me. In questo senso San Cipriano ha interpretato la domanda. Dice: quando chiediamo e non ci indurre in tentazione, esprimiamo la consapevolezza che il nemico non può fare niente contro di noi se prima non gli è stato permesso da Dio, così che ogni nostro timore e devozione e culto si rivolgano a Dio dal momento che nelle nostre tentazioni niente è lecito al maligno se non gliene viene data la facoltà. Ci stiamo avvicinando alla conclusione del commento di Papa Benedetto, il quale prosegue dicendo: e poi, ponderando il profilo psicologico della tentazione, egli spiega che ci possono essere due differenti motivi per cui Dio concede al maligno un potere limitato. Può accadere come penitenza per noi, per smorzare la nostra superbia, affinché sperimentiamo di nuovo la povertà del nostro credere, sperare e amare, e non presumiamo di essere grandi da noi. Pensiamo al fariseo che racconta a Dio delle proprie opere e crede di non aver bisogno di alcuna grazia. Cipriano purtroppo non specifica poi il significato dell'altro tipo di prova, la tentazione che Dio ci impone ad gloriam per la sua gloria. Ma in questo caso non dovremmo ricordarci che Dio ha messo un carico particolarmente gravoso di tentazione sulle spalle delle persone a lui particolarmente vicine, i grandi santi, da Antonio nel deserto fino a Teresa di Lisieux nel Pio Mondo del suo Carmelo. Tante persone stanno, per così dire, sulle orme di Giobbe come apologia dell'uomo, che è al contempo difesa di Dio. Ancor più sono in modo del tutto particolare in comunione con Gesù Cristo, che ha sofferto fino in fondo le nostre tentazioni. Sono chiamate a superare, per così dire, nel proprio corpo, nella propria anima, le tentazioni di un'epoca, a sostenerle per noi. Anime comune e ad aiutarci nel passaggio verso colui che ha preso su di sé il gravame di tutti noi. Arriviamo ora alla conclusione della riflessione di Papa Benedetto e anche della nostra prima parte. Nella preghiera che esprimiamo con la sesta domanda del Padre nostro, deve così essere racchiusa da un lato la disponibilità a prendere su di noi il peso della prova commisurata alle nostre forze, dall'altro appunto la domanda che Dio non ci addossi più di quanto siamo in grado di sopportare, che non ci lasci cadere dalle sue mani.
pronunciamo questa richiesta nella fiduciosa certezza per la quale San Paolo ci ha donato le parole: Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla. Illuminanti, ricchi di sapienza, le parole di Papa Benedetto XVI ci ha fatto comprendere quanto sia benefica la prova, la tentazione, e quanto sia necessaria per la nostra salvezza e per la nostra santificazione.